E finalmente ripartono, per quel viaggio quasi infinito che da tempo ormai i vostri Bob, perché ormai siamo diventati i vostri Bob e Big Mo, regalano a voi, ma a tutti quelli che sono gli appassionati del mondo del trotto. Ci siamo assentati per un po' di tempo, anche se qualche puntata ve l'abbiamo regalata qua e là, per parlare sempre del nostro amatissimo sport. Abbiamo sentito nell'ultima puntata di, diciamo, di metà agosto l'amico Michele Canali, e oggi invece ripartiamo ufficialmente con tutta quella che è la programmazione di Race Off. Andiamo verso il terzo anno e andiamo molto molto vicini alla centesima puntata, che sarà ovviamente una grande sorpresa per tutti, anche per noi, soprattutto per me, perché non so esattamente che cosa posso fare. Ma soprattutto adesso lascio la parola, perché dovete sapere che c'è, lui c'è, ed è Moreno Monti. Ciao, ciao Bob, ciao a tutti, ciao. Ciao Moreno. Ciao, sai cosa pensavo in questo periodo qua? Dico, sì, meno male che non abbiamo fatto una trasmissione sui pronostici, su quelle cose lì, perché ieri su 12 corse che hai giocato hai azzeccato l'ultima. E questo sarà, tra l'altro, caso, c'entra qualcosa anche l'ospite, tra le altre di cose, oggi? Esatto, c'entra anche con la nostra trasmissione, tra le altre cose. Dico, meno male che noi non facciamo pronostici, perlomeno non diamo pronostici. Ecco. Esatto. Li facciamo, però non li diamo. Ecco. No, ma potevi anche non dire questa cosa, che ovviamente diminuisce ancora la mia credibilità, che già è relativamente bassa, per cui comunque grazie Big Mo, ti voglio sempre molto bene. Però, so che sei vicino comunque. Uno su 12 non è mica male. Ma adesso puoi andare a raccontarla bene. Sì, allora, sì. Noi partiamo questa puntata subito col botto, anzi riniziamo da dove siamo passati, perché è una forma di omaggio che noi facciamo al nostro ospite, che abbiamo veramente tanto piacere di aver qua con noi. È già qua che ascolta, ma non ve lo presento, ma vi faccio ascoltare subito il contributo a lui dedicato. Premio Mediterraneo Memorial Francesco Ruisi, indigene di 3 anni, gruppo 2, ultima classica della stagione per l'Ippica Nazionale. Sono in 10 al via con favori del pronostico per il numero 7 Roby Alca, guidato da Gennaro Casillo. I cavalli vanno dunque sulla retta di fronte, è il momento dello stacco, un momento molto importante per questa corsa, e così si va con una grande partenza di Record Rock, che scavalca tutti i cavalli al suo interno, e poi da strada Roby Alca, che così può andare al comando dopo neanche 200 metri. All'esterno c'è l'errore di Rogito di Azzurra, che non è riuscito a scavalcare Ruggito GSM, che è partito un po' più svelto di quanto ci si pensasse, ed guadagna una interessante terza posizione a steccato. Più indietro vediamo il numero 3 di Rob Mabel, che prova naturalmente a venire all'esterno, mentre in quarta posizione a steccato c'è Real Med, che proverà probabilmente a prendere la scia di Rob Mabel, anzi addirittura lo anticipa, e quindi va in avanscoperta e va ad affiancare il suo compagno di allenamento Roby Alca. Dunque il tandem di Gennaro Casillo a pedalare in avanguardia, con Roby Alca a steccato, Real Med SM per linee esterne, in seconda posizione a steccato c'è sempre Record Rock, che precede Ruggito GSM, mentre per linee esterne il numero 1 di Ruggito ha anticipato il 3 di Rob Mabel, che così si trova in terza paria. L'andatura è abbastanza tranquilla, provano a temporeggiare i due davanti, non si è andati sicuramente all'altezza di queste categorie. Real Med BSM appare abbastanza concreto e incisivo al largo di Roby Alca, che dà l'impressione di controllare, vista la posizione in salchi del tutto direi rilassata di Gennaro Casillo, che ancora non ha girato il frustino, non riesce a progredire più di tanto. Rob Mabel, ben contrato da Ruggito GSM, sbanda un po' Rob Mabel, mentre insiste Real Med SM, che dà l'impressione di essere più incisivo del suo compagno di colori, ed allora ci prova Ruggito GSM, ci prova anche Record Rock per linee interne, ma a vincere Real Med SM nei confronti di Ruggito GSM e di Record Rock. Signori e signori, abbiamo con noi in puntata il vincitore di questa corsa che avevamo fatto ascoltare, nonché l'esimio Andrea Buzzitta. Ciao Andrea! Ciao Andrea, ciao. Ti abbiamo fatto un cadeau, premio Mediterraneo del 2013, questo gran premio che ti sei vinto a casa tua, anche se tu sei di Trapani, no? Giusto, di cittadinanza reale, ma insomma Palermo è un po' a casa tua, giusto? Sì, sì.
Io sono di Trapani. Sei di Trapani, esatto. E questa è stata una bellissima vittoria, immagino, perché insomma vincere a Palermo una corsa di questo livello credo che sia stata una bella soddisfazione. Sicuramente non l'unica. Sì, sì, no. Vincere a casa è sempre... non è facile, è sempre bello. Bellissimo. Certo. Soprattutto un gran premio, insomma. E poi devo ringraziare... hanno vinto realmente i proprietari e Gennaro, insomma, tra l'altro invito ad andare a vedere su internet che c'è veramente anche i festeggiamenti del dopo corse, c'è un'emozione veramente eclatante dei proprietari, di tutti quelli del tuo team, è stata veramente una corsa molto importante. I proprietari sono pure siciliani, palermitani, quindi una grande soddisfazione. Di cosa parliamo? Allora, Andrea adesso è a Palermo e facciamo subito il punto di quello che diceva prima Big Mo. Allora, tu Andrea ieri è un merito incredibile, perché ieri tu sei l'unico che mi ha fatto prendere un piazzato, perché ho giocato Trivi all'ultima corsa di Palermo e tu, ti ringrazio perché mi hai regalato questa soddisfazione. È un cavallo che non ha un grande, diciamo, curriculum ultimamente, no? E hai quasi rischiato di vincere. Ci racconti un po' di questa corsa in una giornata veramente molto complicata per la pioggia? Poi, diciamo, questo cavallo l'ho guidato per la prima volta, diciamo, i primi quattro pensavo di vincere, poi magari diventa un po' lato, però spiegavo, insomma, il calo rientrava, era, si può dire, perché l'ultimo aveva sbagliato, certo. Era di questo tempo, però niente, un calo facile, sono riuscito ad andare davanti, anche perché era stata grifo una camera che molla via, e quindi niente, e ci siamo pensati. Beh, direi che è stato comunque un ottimo rientro adesso, ripeto, in una pista immagino anche molto pesante, perché c'è stata una sospensione anche abbastanza lunga, quindi... Sì, sì, perché ieri è venuto a... diciamo, c'è stato un 20 minuti, un quarto d'ora di pioggia giazzante, quindi si stava allagando tutto, ecco. Ascolta, una bomba d'acqua che purtroppo adesso ha caratterizzato il continentale a Bologna, perché è stato veramente un pomeriggio ai limiti dell'incredibile. Ci stiamo tropicalizzando e questo ormai si è già detto. Com'è il ritorno all'attività pieno dell'ippodromo di Palermo, Andrea? Ah, una cosa bella, bellissima. Pensa che aveva quasi 3 anni che l'ippodromo era chiuso. E quindi noi siciliani, non avendo dove correre, a parte che magari se a Pesco Siracusa, che già era una gran cosa, ma Palermo è sempre Palermo, in quanto tutti i guidatori, o quasi, a parte io forse, che sono di Trapani, sono più palermitani, nati lì, e quindi immagina il disagio che i miei colleghi hanno avuto, perché qualcuno è andato fuori, altri non sono riusciti, altri hanno smesso, insomma una cosa incredibile, certo. Non rendendosi conto, insomma, di quanta gente può lavorare all'ippodromo, nell'Ippica, e quindi si è passato dei momenti non difficili, difficilissimi, perché poi un discorso, poi quando sei anche giovane, quindi magari affronti le situazioni in maniera diversa, ma quando già sei avanti con gli anni viene tutto difficile. Certo. E niente, Siracusa è stato poi un po' una valvola di scopo, nel senso che sei sempre, non dico a casa, ma insomma vicino, ma poi insomma è una fortuna che, diciamo, appena si è aperto questo ippodromo e i nuovi proprietari, insomma, abbiamo solo motivo di ringraziarli. Certo. Vedi un futuro un po' più tranquillo adesso in prospettiva? Ma io dell'Ippica no, io guarda, sono stato 4 anni fuori, diciamo, dell'Ippica, perché mi ero scocciato, insomma, uno passa momenti della vita che forse ogni tanto bisogna cambiare. Certo. Però diciamo, mi diverto, mi piace, ho lo stesso entusiasmo
di quando ero allievo, per esempio, ho ripreso così, però diciamo non la riconosco più quest'indica. Non no, diciamo, nel senso, boh, non so che dire, mi sembra un'ippica approssimativa in generale, ecco, qua, secondo me soprattutto qua in Italia, ecco. Non solo in Sicilia, ecco, per quello che posso dire, non c'è organizzazione, non c'è continua qua, non pagano i premi, insomma non sei quantativo. Che non è un dettaglio. Quello no, una cosa, diciamo, una cosa che solo qua da noi può succedere, non riesco a capire come mai dopo tanti anni, perché io sono mancato 4 anni, non riesco ancora a capire come mai non si riesce a risolvere una situazione del genere. È dell'incredibile, solo secondo me in Italia possiamo noi subire queste angherie, voi, perché la gente che lavora non prende i soldi, assurdo. Certo. Però ma vedo che tutti vanno avanti, sì, sempre avrà, io so, 10-15 anni che c'è questo problema e non si riesce mai a risolverlo, e si continua sempre così ad andare avanti, anche perché poi tutto è politicizzato, da quello che capisco. Certo. Quindi non è che magari noi a capo di chi fa i pagamenti o al ministero o qualcosa abbiamo un impiego, forse ci sarà qualcuno che magari le cose non l'ha mai vista, e quindi andiamo avanti sempre così. Sì, no, in effetti quello che è incredibile, adesso chiedo anche ovviamente un intervento a Big Mo, è il fatto che ci si trascina questa cosa, ma io credo che ci sia anche una componente che, per quanto sia, è bella ma è assurda nel suo essere bello, perché c'è una forma di passione per questo mondo e tu la confermi perché ti sei allontanato, ma adesso sei di nuovo in pista, sicuramente in altro modo, e c'è una forma di passione per cui la gente vuole correre, perché ha voglia di correre, perché c'è questo desiderio di partecipare a questo evento che è bello per chi ne è attore. Credo che tu lo confermi perché sei tornato. Immagino che quando rimetti il tuo la tua giubba sei contento di essere lì che corri, immagino, No, ma come ti ripeto, è una malattia, è una passione. Cioè, passione forte, molto. La cosa più bella che ci sia nella mia vita, insomma, che mi possa succedere quando vado dietro la macchina. Certo. Però dico, ti accorgi, diciamo, che intanto non vieni neanche apprezzato. E poi, come ripeto, essendo tutto pubblicizzato, non c'è una cosa che va bene, quindi certo. Non lo so, anche per quanto riguarda il Ippodromo di Palermo, che insomma, che come ripeto, dobbiamo ringraziare queste persone che hanno investito, che ci hanno permesso di lavorare, ti accorgi che anche loro vanno in difficoltà, perché ogni cosa che devono fare, che si deve... Passa sempre tanto tempo, delle richieste, quello, cioè una cosa indecente, guarda, una cosa indecente. Certo. Indecente. Certo. Solo che diciamo questa malattia, che poi il cavallo ti tiene lì e a tante cose le superi o non ci fai caso, perché insomma vai avanti. Certo. Però pensa che noi, per esempio, io ho un ristorante, quindi magari probabilmente riesco anche. Infatti dopo ti volevo far parlare anche di quello, della tua nuova attività. Adesso anche magari forse un po' a rimediare, ma pensa che devono pagare ancora maggio, quindi siamo a ottobre, e di che cosa stiamo parlando? Certo. Ma poi lo sai qual è la cosa più assurda che poi mi fa rabbia? Sì. Che non è una scadenza, non è un... Cioè, sì, non sono sei mesi, sono sei mesi. Sì, non è che dici, guarda, io ti pago fra 6 mesi, ogni giorno 15 fra 6 mesi. Non sai mai quando arrivano, come arrivano, come non arrivano, e stiamo avanti e vedo che tutti vanno avanti, sono tutti sorridenti, tutti c'è tutto a posto. Certo. Una cosa, come ti ripeto, indecente. Certo. Ascolta, cioè, quindi, chiedo intanto, sì, se c'è anche Big Mo che ascolta, ci sei? Sì, io ascolto, sì. Però non sento molto bene, se devo essere sincero, cioè sono... Hai capito? Sento un metallico strano. Io lo sento meglio, ma perché c'ho la strumentazione di un certo livello. Tu c'hai delle biciclette, quindi ovviamente devi sapere. Andrea, che Big Mo è omonimo, sì, del Moreno Monti Driver, che tu comunque hai conosciuto, sì, è un appassionato di ciclismo, anche molto, sì, di cavalli. Bello, il ciclismo è bello, bellissimo, io pure, sì, sono appassionato. Sì.
Ne capisce anche molto di cavalli, tra l'altro. Tra le altre cose, appena finito il Giro di Sicilia, che ha vinto Nibali. Sì, ha vinto Nibali. Esatto, venerdì è finito il Giro di Sicilia, che ha vinto Nibali. Ieri c'è stato il Giro dell'Emilia, che l'ha vinto Roglic. Quindi abbiamo gemellato subito la Sicilia con l'Emilia, con noi, vedi? Cioè, esatto. Proprio siamo... No, comunque Moreno, cioè appunto, allora Andrea raccontava di questa situazione dell'Ippica, sì, che si trascina da 15 anni. Secondo te, che cos'è che fa sì che ci sia questa resilienza che ha quasi dell'assurdo per certi versi? Cioè, nel senso che comunque si va avanti nonostante la situazione diventa ogni giorno più insostenibile da tanti anni a questa parte. Si va avanti grazie alla passione della gente, dei guidatori, degli allenatori, dei proprietari, perché se tu voi fate caso alle ultime due aste che ci sono state in 15 giorni, sono state due aste, hanno bruciato i cavalli, cioè proprio acquisti, speso dei soldi, queste cose qua, con i chiari di luna, come diciamo, Bologna, che ci sono, ci vuole un coraggio veramente enorme, spendere dei 200, dei 100, dei 60, dei 40, quelle cose lì, quindi la passione c'è. E secondo me il rilancio passa da poco, cioè per rilanciare l'Ippica ci vorrebbe poco, ci vorrebbe della pubblicità veramente mirata, della gente che è, gente che è interessata, non hanno fatto delle pubblicità che sono ridicole, hanno stanziato dei soldi per delle pubblicità che sono ridicole, fai delle pubblicità mirate, perché la gente ha voglia di venire all'ippodromo, perché non c'è niente di più spettacolare che vedere una corsa di cavalli. Ah, pensavo che dicessi non c'è niente di più spettacolare che vedere me all'ippodromo. Scusami. Ma voi pensate, per esempio, non so, la riforma del gioco. Il nostro gioco è obsoleto, è vecchio, quindi non si riesce a fare una riforma del gioco. Avrà altri 20 anni per fare una riforma del gioco e la gente preferisce giocare in virtuale che giocare ai cavalli. Cioè, quasi hai dell'assurdo, anche perché giustamente dovrebbe essere un ippica per gli ippici. E invece no, sì, è un'ippica no, per un politico che magari senza nulla togliere mi guarderebbe che ha, per esempio, che ha fatto, cioè, altro, quindi non è mai venuto all'ippodromo, non sa di che cosa sta parlando. No, è vero, quindi, è vero. Purtroppo in Italia non, cioè, come si fa a non riformare il gioco, per esempio, il nostro il gioco del, non è che ci vorrebbe tanto il gioco l'ippica a riformarlo, io non sono in grado di sapere che cosa può essere meglio o peggio, no? Attenzione, ma quantomeno cercare di riformarlo, insomma, e invogliare le persone a giocare. Certo. Andrea, basta copiare, basta guardare cosa fanno in Francia, sì, esatto, basta guardare cosa fanno in Spagna, sì, non è che ci voglia un grande studio, capito? No, niente. Sì, infatti, non si riesce. E infatti la cosa che è un dramma da noi, la cosa che è un dramma da noi, che non si riesce a cambiare niente. Cioè rimane tutto fermo come, non lo so, come da 15 anni che sta a questa parte, 10 anni, 12 anni, non lo so. Una cosa, come ripeto, che a me mi sembra fantascienza dell'incredibile. Mi metto a pensare e dico, ma... Basta. Ascoltami Andrea, appunto collegandosi a questo, tu hai dichiarato e l'hai fatto, cioè appunto ti sei allontanato. Faccio una piccola storia di Andrea, perché Andrea ha un'esperienza ormai già di tanti anni. Allora Andrea è un mio coetaneo. No, perché tu sei del 12 settembre del 68, no? Anch'io sono del 68, sì, sono di novembre, quindi siamo coetanei. E tu hai un'esperienza molto lunga. Quando è che hai iniziato a correre tu? Ma io ho iniziato a correre da quando avevo 18 anni, ho finito la scuola. Uh-huh. Quindi, e poi ho fatto il corso allievi, sono stato diverso tempo fuori, cercando di fare esperienza, di imparare, di capire bene il lavoro. Chi sono stati i tuoi maestri? I tuoi primi maestri? Ma il mio primo maestro è stato Giorgio Caprio, sì, che adesso non c'è più, lavorato con Pietro Melazzo, con Lupo, con Madonia, con Biagio Loverde. Quindi hai lavorato anche col grande Biagio. Sì, con il grande Biagio, che era un fenomeno. Certo. E poi dopo tu hai avuto anche il coraggio di spostarti, cioè non sei rimasto solo, come giusto che sia anche, no? Anzi, dovrebbe essere così, che uno possa anche portare avanti i suoi interessi, perché è diventato il tuo lavoro anche a casa propria, ma sei venuto anche, io ti ho conosciuto nella tua, diciamo, esperienza bolognese. Ma io sono venuto già una prima volta a Bologna, ero venuto, sì, avevo un contratto già pronto con la Bivans, sì, che guidavo in quel periodo i valli della Bivans, poi
sai quando gli ingranaggi non... non partono assieme bene. Cioè, non partono, perché poi c'è stato lo sciopero perché dovevano questa cosa. Certo. Insomma, forse tanta fortuna non ho avuto, anche il mio carattere mi ha un po' condizionato sicuramente, però dai, belle soddisfazioni ne ho prese e spero di prenderne ancora. Certo. Ricordiamo il premio della vittoria con Floss, io questo me lo ricordo benissimo, a sorpresa Floss che sbuca e vince a paletti il premio. quello me lo ricordo benissimo, me lo ricordo. Ah, anche lì i proprietari bolognesi mi avevano mandato questo cavallo in Sicilia. Sì, sì, che ti aveva mandato il cavallo che l'avevi rigenerato, l'avevi, è stato un momento che andava come il vento, andava, sì, sì. Andava come un treno, sì. Sì, 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 sì. Ecco, perché Andrea, oltre a essere un driver, è anche un allenatore, cioè la sua figura è assolutamente quella, proprietario, è stato allievo ovviamente, driver e allenatore. Qual è la tua soddisfazione più importante, diciamo quella che ti è rimasta più attaccata al cuore in questi anni di carriera? Sicuramente la prima vittoria che ho fatto di un, per esempio un calo Desert Beep che ho vinto in Catone, ce ne sono stati, insomma, anche calli creati dal nulla come poteva essere Flosso sulla fesseria, insomma, tanti che ti rimangono, giustamente, che certo, o che mi hanno aiutato, insomma, a fare anche un percorso, insomma, questo mio percorso, ecco, che, come ripeto, che secondo me no, sono sempre, sono soddisfatto, contento, però magari poteva essere anche migliore, come ripeto. Beh, ripeto, il momento che abbiamo tutti attraversato, e tu come professionista di più ovviamente non ha aiutato. Comunque ci raccontavi, quindi sei venuto la prima volta a Bologna, poi sei tornato via, giusto? Sì, sono tornato via perché, diciamo, sto sbagliando, perché quello è stato un errore. Dovevo rimanere lì, anche se era stato 2 mesi o 3 mesi senza correre, non ricordo. E da lì magari, diciamo, poi quello era un momento per me veramente buono, forse è iniziata la mia parabola un po' di scendente, però certo, dai, diciamo, insomma, uno si riprende le cose, poi ho smesso, diciamo, sono ritornato a Bologna, ma poi quando sono andato in Sicilia ho smesso quasi subito, basta, anche perché poi fuori fare allenatore guidatore è difficile, vivere da catch è ancora più difficile, in quanto con le percentuali che ti danno, che sarebbe il 5%, e con i premi diventa difficile, insomma, sopravvivere, avanti, ecco. certo, assolutamente. Sopravvivere. Certo. Quindi almeno a casa tua abbatti i costi, a casa tua, se sei sì, almeno abbatti i costi, ma diciamo, fare il catch, a parte diciamo qualche mio collega che guida per qualche grande scuderia o quantomeno che può avere qualche contratto, io penso che vivere da catch driver, in Italia, certo, anche perché a parte per i premi, ma anche un 5% del nulla, sì, 5% certo, del nulla è vero, cioè veramente io mi accorgo che ci sono, noi veramente in Italia abbiamo dei driver o degli allenatori veramente bravi, gente di altro livello, ancora. Certo. Quindi tu poi adesso hai rismesso, poi hai ripreso adesso con l'apertura di Palermo, visto che hai corso abbastanza negli ultimi 12 mesi sia a Siracusa che a Palermo, perché hai fatto più o meno 300-400 corse in questi due ippodromi, ma nel tuo stop, diciamo nel tuo allontanamento dal mondo, ti sei creato la tua attività, che è questo bellissimo ristorante. Dico bellissimo, non l'ho visto ovviamente di persona, ma guardavo le foto su Facebook, ristorante Marè, proprio lì sul mare. Allora, la prima domanda è: Marè perché con la E accentata? Perché sono di fronte al mare, e quindi è venuto questo nome, insomma, perché proprio attraverso la strada si è a mare. Sì, da noi sì, è difficile avere un locale così. Certo. E niente, ho fatto questa
mi sono imbarcato in questa avventura. Sei imbarcato, perfetto, anche perché ho visto che hai tra il mobilio, lo dico, andatelo a vedere perché è veramente molto bello, anche gli interni, c'è una barca, un'imbarcazione che è praticamente dove c'è il buffet anche. Sì, mettiamo lì il pesce da esporre, ecco. Ed è una bellezza inaudita. E stai portando avanti questa attività da 3 anni? Quanto? Da 4 anni, anche di più, 4 anni e mezzo. Ho smesso e ho iniziato questa attività che già era in corso, quindi quando vuoi iniziare questa attività non puoi collegare la ristorazione con l'ippica, nel senso, se no devi andare solo a guidare. Adesso ho 78 calci, diciamo che... Quelli che ti servono per divertirti, cioè rimane, sì, veramente, esatto, il divertimento. Che in questo momento vorrei, insomma, farlo ricominciare al 100%, diciamo, a fare il lavoro che poi alla fine forse so fare meglio, che è l'allenatore guidatore, ecco. E quindi adesso con l'inverno, che insomma il lavoro cala, quindi riesco a dedicarmi con più tempo, certo, con più tempo sicuramente. Ascolti, io leggo di un cavallo, Borislav Mabel, che mi sembra quello che ti stia dando più soddisfazioni, è giusto? Io lo guidavo solo, è un cavallo di Tony questo, sì, quindi lo guidavo solo. Ok, perché ho visto 11 corse disputate, 4 corse vinte, 3 piazzamenti, quindi insomma diciamo un curriculum di te, di, sì, grande, sì, rispetto. Un cavallo, un cavallo di corso. E di quelli che hai in scuderia? E di quelli che hai in scuderia invece, chi ti va di ricordare, se ti va, di darci qualche nome? Ma senti, sia Tyre ma anche Artez, per esempio, sì, che è un buon cavallo, sta attraversando un momento un po' difficile, però è un cavallo buono. Domanda collegando le due cose che fai: hai molti, immagino, amici appassionati di cavalli che poi ti vengono a trovare anche al ristorante, immagino che le due cose vanno un po' in parallelo, o no? Sì, sì, no, succede anche spesso. Come è normale che sia, insomma. Certo. Ma sai, essere personaggi conosciuti in qualche modo ti aiuta nelle tue attività, perché è chiaro che se nessuno ti conosce. Sicuramente. E per esempio, magari incontri qualcuno che ha da anni, che magari viene anche in ferie qua, certo, che magari poi passa dal ristorante, che fa, lo sai. Certo. E anche bello, no? Rincontrarsi dopo da tempo. Certo. Qualche collega, cioè, è evidente che se io dovessi venire giù in vacanza a Trapani, è ovvio che se vado a mangiare il pesce passo lì da te, cioè, ma solamente perché dopo ti chiederei un casino di sconto, è solo per quello, non certo, non certo per altro, no? Ma io profittatore. Io sono una brutta che la ti ringrazio, Andrea. No, ascoltami Andrea, ti volevo innanzitutto salutiamo, e lo faccio volentieri, l'amico comune Pierluigi Paradiso, che tra l'altro ha avuto anche un piccolo intervento, quindi un grande in bocca al lupo a Pierluigi. È già fuori tutto, è già tornato a casa, l'ho sentito ieri pomeriggio, l'ho sentito. Sì, secondo me l'ha mandato fuori a pedate perché rompeva non poteva più. Ho detto vai a vedere il telefono, sempre attaccato al telefono, ho detto vai a casa, perché qua l'ho sentito ieri pomeriggio, tutto bene, tutto a posto, l'ho sentito, quindi... No, Pierluigi si era giustamente anche raccomandato di chiamare Andrea, ma noi l'abbiamo fatto stravolentieri perché comunque Andrea l'abbiamo conosciuto. Ma volevo chiedere ad Andrea, così a livello proprio di curiosità, di amicizia, nella sua permanenza a Bologna, quali sono le persone con cui è legato, ma non al di là del lavoro, no? Perché mi raccontano appunto di cene in compagnia. C'erano la tua compagnia, chi era quella favorita? Ma diciamo all'inizio erano i proprietari Osso, devo dire che poi c'è un mio amico, per esempio il dottor Giuliano, sì, e Salvo Tramuto, sì, che per esempio Salvo Tramuto è come se avessi avuto un fratello, nel senso, sai, quando sei fuori, per tutti, no? Sei da solo, no? Quindi certo, quando hai qualcuno che ti può appoggiare, o quantomeno non crearti il problema di chiedere anche un piacere, no? Certo. È una cosa bellissima, e quindi devo dire che io ho conosciuto delle persone che veramente non mi hanno mai fatto sentire solo, e sono stato un fortunato, tra cui cito cito per esempio Salvo Tramuto, che tra l'altro magari ha qualche cavallo che si diverte, che è un palermitano che sta a Bologna e che per me, diciamo, è stato un amico caro, ed è un amico caro in quanto non mi
sentivo mai solo, il dottor Giuliano, che è un dentista che fa il gentleman, tra l'altro. Certo. Non lo so se era un proprietario di famoso jet, proprietario sì, di Giuliano Selva, che salutiamo. Giuliano Selva, esatto, sì, assolutamente. Una persona di una passione cristallina. Una persona agli altri tempi, diciamo, ho avuto la fortuna di conoscere, perché si tratta di fortuna di conoscere questo tipo di persone. Certo. Non c'è mai stato il fatto che sia dal sud, del nord, insomma, sono persone che un piacere averlo conosciuto. Certo. E niente, poi comunque bello, perché quando sei lontano, così lontano da casa, è ovvio che riuscire a appoggiarti a qualcuno è fondamentale, ma ci sono, e credo che nel mondo dell'ippica e del trotto è vero, tante situazioni rivedibili, ma ci sono anche storie affettive, storie di amicizia molto molto belle. Io nella mia carriera nel mondo dell'ippica, in tanti ruoli, ho visto veramente tante storie belle, tra cui quelle, come dici tu, dell'amicizia, che poi si porta avanti nel momento del bisogno, si manifesta. Poi volevo dire un'altra cosa, ma l'Olimpica è veramente poi alla fine un mondo veramente genuino, a cospetto di tanti altri mondi o di tanti altri sport, solo che l'unica cosa che si parla quando succede qualcosa di cattivo. Bravissimo. L'unica, poi bravissimo. Non si parla di niente. Infatti, ma veramente un mondo genuino, a cospetto di tanti altri sport, certo, che vengono pubblicizzati, infatti. E noi chiaramente siamo dei puri, ecco. Invece tu parli con le persone, siamo visti come bravissimo, le coste. Bravissimo. Le coste, sempre la cosa che ti chiedono è le coste, sempre tipo che ci sono i sushi, sempre tutto, cose pazzesche. Ma infatti, Andrea, tu adesso magari non hai avuto occasione di ascoltarci nel nostro inizio, noi 3 anni che facciamo questa trasmissione, e nasce dalla mia esperienza, anche quella ovviamente di Moreno, proprietario anche lui, perché ci eravamo un po' stancati di sentirci buttare addosso questa etichetta di quelli comunque sbagliati, quelli sporchi, quelli che le fanno tutte così, no? Perché voglio dire, non è così, il mondo del trotto ha sicuramente una componente di persone che comunque non gli fanno del bene, ma è un mondo veramente tanto genuino, molto legato alla terra, molto legato anche a quelli che sono dei rapporti molto umani, e mi fa piacere che tu l'hai sottolineato, perché noi in questa trasmissione, in questo podcast, vogliamo solamente raccontare di storie, di persone che la vivono con grande passione, con grande genuinità, come appunto hai citato tu prima, il dottor Giuliano Selva, tante persone che veramente dedicano il loro tempo, quando possono, a questo mondo che non è tutto sbagliato. Ma che ormai diciamo, io, così, diciamo, come ti ripeto, dimentico, ma io ne conosco, ce ne sono, ma la maggior parte di tutta gente per bene, cioè che ha amore per i cavalli, ma di miei colleghi, di allenatori, di datori. Certo. Attenzione, in tutti ci sono persone per bene o persone che non vanno bene, attenzione, non sto parlando, ma poi il nostro mondo talmente non è conosciuto, perché è chiuso, nel senso, certo, che è un mondo, come ripeto, perché il gioco non ormai non gioca quasi più nessuno, cioè giocano quelli, i vecchi giocatori, cioè non c'è stato il ricambio generazionale, quindi magari tanti lo vedono dal di fuori e ti giudicano solo, ma perché? Perché giustamente noi andiamo in qualche giornale, in qualche televisione solo per vicende giudiziarie, per vicende insomma, che non fanno parte del nostro mondo, voi, certo, sono della maggior parte. Sono d'accordissimo con te. Ci sono le persone sbagliate che andrebbero allontanate, sicuramente, devono punire, ma in tutti gli sport, questo, in tutto il mondo. Ma in tutti gli sport, in tutto il mondo, nella vita è così, attenzione, vita. Certo. Ma ti posso dire che noi in percentuale rispetto a tanti altri, ma siamo ma superiori, ma veramente. Da noi veramente c'è gente che conosce poi alla fine solo il cavallo, stare fuori, all'aperto, andare a correre, che lavora dalla mattina alla sera. Certo. E non viene neanche apprezzato, perché poi il problema è che non viene apprezzato. Veramente, cioè qua, guarda, io mi sono accorto anche in un ristorante che ho fatto anche nuove esperienze, sai, fuori da lì. Ti fai conto che una su 7 prendo per 2 ed è incredibile. Cioè gente dell'Ippica che lavora per così poco, per esempio, perché poi alla fine veramente per poco, che ho lavoro massacrato, ed è lì che penso che lavoro, insomma, non protesta, non crea fastidio, è la vita, certo, è la vita.
Ascolta Andrea, adesso ti chiedo un po' di un po' di attualità. Allora, stiamo registrando, oggi è domenica 3 ottobre e tra l'altro dovete sapere che abbiamo svegliato proprio Andrea, che sicuramente nella sua attività avrà fatto anche, quindi ti chiediamo scusa e ti ringraziamo della tua disponibilità. Comunque sono, lo diciamo, le 11.40 di domenica 3 ottobre ed è la domenica dove c'è... Le 11.40, sono le 6.40, le 11.40 cosa? Fai il furbo, tu ci hai svegliato tutte e due le 5, ci hai svegliato. Fai il furbo Andrea, fai il furbo, le 11.40. Ma tu 11.40. Devi sempre fare quello che rompe, ecco, tu. Ecco. Vabbè, sono le 6.40 di mattina, va bene, ok? Ecco. Sei contento adesso? Adesso so che devi andare a prendere la bicicletta e andarti a mangiare la salsiccia, va bene? Va meglio, così va meglio. Ecco, bene. Scusa Andrea, ma lui deve sempre raccontare la verità, è venuto di una pesantezza inaudita. Comunque no, invece, considerando che l'orario è quello per cui Andrea adesso lo dobbiamo lasciare, perché deve appunto fare il suo lavoro tra poco, ti volevo chiedere due cose sulla giornata di oggi. Allora, al galoppo oggi ci sarà l'Arc de Triomphe e dall'altra parte a Napoli c'è il Lotteria. Allora, del Lotteria, sì, tu che cosa ci vuoi raccontare, se ci vuoi raccontare qualcosa? No, del Lotteria è, per esempio, io mi ricordo che da piccolo mio papà mi portava a Napoli a vedere le corse, così come la domenica da piccolo mi portava a vedere le corse a Palermo, ed era una festa, una gioia immensa. E devo dire, per la verità, che quest'anno è veramente una lotteria da vedere. E sono cose che pazzesche, nel senso, per un appassionato, sono cose che... Andrea, forse hanno trovato la collocazione giusta in ottobre, hanno trovato la collocazione inizio ottobre, perché in primavera ci sono un sacco di gran premi e i cavalli si spargono, invece in questo periodo qua non c'è un gran premio grande. E allora, sì, allora arrivano un sacco di campioni, arrivano. Io mi ricordo i tempi non sospetti che arrivavano veramente un sacco di campioni in Italia, sì, per cose. Sì. Anche, anni fa si era perso, poi nell'ultimo periodo si era perso interesse, anche perché, come ripeto, in Italia se c'è una cosa che fa bene, la devono far andare male per forza. Sì, la devono cambiare, no? Devono cambiare all'Italia, per esempio, all'Italia a 40 anni, che per esempio non lo so quanta gente c'è che magari che prende stipendi da anni, e ci sono, diciamo, ci sono show e cose per non cambiare la mano, per continuare sempre così. Sì, sì. E devo dire che, per esempio, in Lotteria è una assieme, lasciamo stare il Piramedic, ma io personalmente magari preferisco il Lotteria di Agnano o l'Elitlop o il campionato europeo di Cesena. Mi ricordo di cavalli, insomma, non eccezionali. Cavalli, per esempio, un campionato europeo con McLobella, per esempio, in quel periodo che ero là. E, insomma, delle cose veramente memorabili, con guidatori, allenatori, cavalli memorabili. E devo dire che quest'anno veramente è una Lotteria, insomma, importante. Tra l'altro Andrea, ci sono tanti cavalli della Bivas con cui tu hai iniziato a collaborare, quindi immagino che faccio il tifo. Perché tra l'altro, diciamo, sono veramente i migliori rapporti che si possono. Anche lì è stato un piacere con l'Ippica, una persona così, certo, per quanto mi riguarda. Certo. Sì. Allora, io adesso leggo le tre batterie molto velocemente, poi come facciamo, non a livello di pronostico ma anche di curiosità, qualche cosa sui singoli cavalli delle batterie. Allora, la seconda batteria, che si corre oggi alle 14.20, sì, ovviamente parliamo di 1600 metri, si qualificano in finale i primi tre, con l'1 USA Intol, Vincenzo Gallo, 2 Trillo Park, Antonio Velotti, 3 Zacon Joe, Roberto Vecchione, 4 e 5 Verdon VF, Arnas Cam sono ritirati, notizia veramente di mezz'ora fa, quindi 4 chi sono ritirati? Verdon WF e Arnas Cam sono non partenti, sì. Quindi 6 General Bianco con Alessandro Gocciadoro, 7 Vivid Wise S Mattia Brivarde, con l'8 Droll The Jet Pierre Viercru. Andrea, tu di questa batteria, considerando appunto Verdon VF e Arnas Cam ritirati, come la vedi? Ma certo, tra Vivid Wise S e il cavallo di il cavallo, scusa, non ho sentito, è il cavallo di okay, che non ha corso benissimo, però penso che sarà in ordine, quindi stai con quella accoppiata lì.
Meglio secondo me sì. Anche quello di Vocciatore ha corso la prima batteria. Il campionato europeo mi è sembrato un buon cavallo, un cavallo a parte che si presta. Certo. Come ripeto, che dica è migliore, insomma, poi alla fine. Che bello noi. Ti chiedo una cosa prima di chiedere il parere di Big Mo. Nella corsa di Treviso, quella dove c'è stata Dream Co e Zacon Joe, che se le sono date veramente di santa ragione, ma sì. Tu da guidatore ci dai una tua lettura, che non è una critica, una lettura, cioè è giusto fare così quando ci sono quelle situazioni lì in una pista tra l'altro anche pesante, oppure era meglio che qualcuno tirasse il in banca prima? Ma senti, guarda, io con senno di poi è sempre facile, no? Perché però, da terra siamo tutti allenatori, tutti gli allenatori. Abbiamo tutti vinto un mondiale di calcio, tutti. Esatto, tutti, diciamo, abbiamo vinto una partita, critichiamo, insomma, perché non cambia. Non mi sento, non lo so, sono... Ma in quel momento lì, allora ti faccio la domanda in un altro modo, quel momento lì, da guidatore comunque esperto, perché comunque tu sei un guidatore esperto, quindi per quello te lo chiedo, l'adrenalina quanto gioca? Cioè il fatto di perdere un attimo la lucidità perché vuoi dimostrare di essere più forte in quella frazione, conta o non è vero? Siete sempre lucidi? No, ma certo che conta, siamo sempre, diciamo, il più bravo è sempre quello che rimane più lucido, o il più bravo è sempre quello che sbaglia meno. Certo. Quindi fuori ogni dubbio, sbagliare come in tutte le cose, come in tutti i lavori. No, perché sembra che ci siano sempre dei computer alla guida, non è così? No, non è così assolutamente. Assolutamente. Perfetto. Magari, come ripeto, come un centravanti che magari un giorno o una domenica fa gol in tutti i modi e l'altra volta ne sbagli 5 davanti al portiere. Certo. Così può succedere da noi, come ripeto, il più bravo è sempre chi sbaglia me. Certo. Ed è per quello che io sono considerato uno dei più bravi, perché ho sempre sbagliato quasi niente, no? Perché, credo che Big Mo te lo possa confermare. Sì, no? Effettivamente tu hai sbagliato poco, hai corso talmente poco che... È quello, no? Ho corso poco per sbagliare poco, quindi sono molto bravo. È una forma matematica quasi, no? Io sono ancora più bravo perché non ho mai corso. È vero. Tu hai il 100% di non errore, bravo. Esatto. Con i cavalli d'altronde, diciamo, capita tante volte di sbagliare, di perdere un po' la tranquillità, ecco. Sì, non è sempre la lucidità che vince, ecco. Ogni tanto viene un po', e credo che nella situazione di Treviso lì in quel momento sia mancata un po' di lucidità agli interpreti, ma questo ovviamente fa parte del gioco. Volevo sentire il parere di Big Mo su questa batteria e poi andiamo a quella dopo. Bene, la batteria General Bianco, se va davanti, secondo me il cavallo deve battere, da come l'ho visto a Cesena. Sì. Poi sai, poi i cavalli cambiano, non sono sempre uguali, però Cesena ha tutto veramente bene, gran partitore, quindi per me lui il cavallo deve battere. Quindi General Bianco in testa su Zacon Joe? Sì, per me sì. Benissimo, e poi dopo Vivid Wise AS con Mattia Brivar se la conquisterà. Questa per me è la più bella, nonostante manchino due cavalli, è la più difficile per me, perché è veramente difficile come batteria, perché effettivamente Vivid Wise AS forse è l'unico cavallo che può controbattere a FaceTime Bourbon, però in questa batteria vedo bene davanti, anche perché probabilmente Vivid Wise AS non darà a fondo a tutte le energie, basta arrivare al terzo secondo me, anche secondo me punterà al terzo, ma anche penso che Zacon Joe e chi parte cercheranno di risparmiare qualcosina. Vabbè, ma ricordiamoci che finale anche i numeri sono importanti. Certo. È vero, ma anche quello è vero, secondo il discorso di numeri poi in finale. Sì. Andiamo alla terza batteria, cioè alla seconda batteria, che è la terza corsa, 14.50, Cif Orlando con l'1 non partente, 2 Anthony Leone Gaetano Di Nardo, 3 Arrajawan Alessandro Gocciadoro, 4 Toscarella Roberto Vecchione, 5 FaceTime Bourbon con Raffaele, 6 Vitruvi Andrea Guzzinati, 7 Great King Wine e Vincenzo Gallo, 7 Zeudi AMG Lucio Becchetti. Andrea, il tuo parere? Ma se c'è il Bourbon non si discute. Per me, tra l'altro, per me è lui che vince in lotteria, anche perché gli altri anni l'ha perso, insomma, per motivi non riconducibili a cavallo. Riconducibili a cavallo.
anche lì la dimostrazione di quanto no, anche lì la dimostrazione di quanti driver o guidatori ci fosse in Italia veramente bravi. Certo. Veramente bravi. Sì. Che possono andare in tutti i posti del mondo. Assolutamente. Quindi FaceTime Bourbon facile, poi dopo per il secondo e il terzo tu chi scegli di questi? Vitruvio, Arrajawan, Anthony Leone, Gritkin. Ma secondo me Arrajawan. Arrajawan. Oh, Arrajawan, ok. Invece per Big Mo? Beh, allora io sarei d'accordo completamente con Andrea, però attenzione a Toscarella. Attenzione a Toscarella. No, faccio l'asino, dai, faccio l'asino. No, ma no, guarda, non dico niente perché tanto per me lo sei, quindi non è che lo devi fare, te lo sei l'asino, quindi cioè, puoi dire quello che vuoi, no, puoi dire anche che vince no. Cifforlando per me. No, sono, cioè, per me è imbattibile, FaceTime Bourbon imbattibile. Anche se Gozzo d'Oro dice che Arrajawan è a mille, quindi sarà una bella batteria, però FaceTime non si discute, certo. Non si discute. E io poi sottolineo che c'è anche un certo Vitruvio con Andrea Guzzinati che insomma voglio dire... Torna. Vediamo com'è. Torna al Sulchi dopo tre corse al montato, torna al Sulchi. Esatto. Sì. Andiamo alla terza batteria, quindi la quarta corsa, e poi dopo andiamo ai saluti. Quindi in questa batteria, uno Adamo Dipa, Roberto Vecchione, due Vernissage, Griff, Alessandro Gocciadoro, tre Cockstyle, Santo Mollo, quattro Bubble F, Marco Stefani, cinque Global Thirst Worry con Federico Esposito, sei Freak Duchenne, Gabriele Gelormini, sette Zeppelin, Q-Bar, Salvatore Cintura Junior e otto Zadig del Ronco. Allora qua c'è Salvatore Cintura Junior e Gasparello Verde che vengono un po' a rappresentare i tuoi lidi, Andrea, quindi dici qualcosa di più su Zeppelin, Q-Bar e Zadig del Ronco. Ma, intanto vi faccio i miei migliori auguri, spero che magari possono fare, certo, quella TV, ma mettono sicuro che la fanno. Già partecipare è una cosa bella, forse è la batteria più aperta questa, meno. Non lo so, così a sentire, perché non sentivi i cavalli. Certo. Beh, Vernissage Griff viene da 5 primi di fila e tutti lo battezzano come questo è indiscutibile, certo. Questo è indiscutibile. Poi dipende da Cockstyle. Cockstyle che cos'è adesso? Sì, io anche Cockstyle, nel senso, come ripeto, penso che sia tra questa batteria, sia tra loro due, tra Castelli e Vernissage Griff. Certo. In questo momento penso che Vernissage Griff abbia qualcosa di più. Sì. Però, sono d'accordo con te. Però secondo me ci sarà. L'importante è che ci sia spettacolo. Poi, certo. Finché migliora. Certo. E speriamo che i nostri portacolori siciliani insomma ti facciano. Ma infatti diciamo, mettiamo che uno dei due che abbiamo citato senza voler spostarci arrivi a rappresentare la vostra bellissima isola. Per Big Mo invece? Mi sembra che da quello che si è visto a Cesena, Cockstyle, Vernissage Griff, scusa, sia il netto favorito. Cockstyle mi sembra in crescita e mi è piaciuto molto domenica scorsa Bubble F, pur non correndo ha preso un quartino a Bologna e, in una bella posizione col numero 4, un partitore probabilmente andrà in testa, poi non so se manda del Nissada, ma anche Cockstyle è vero, cioè, ma dentro anche Cockstyle, una bella partenza anche questa, terrei il francese Frank Duchesne come sorpresa. Perfetto. Zeppelin, Q-Bar e Zadig del Ronco mi sembrano un po' così, però i corsi di cavalli sono belle perché non c'è niente di scontato. Assolutamente non c'è niente di scontato, tranne che se appunto io parteciperò in un qualsiasi evento a Trapani, perché la mia partecipazione con piacere, siete invitati con piacere, non lo sconto, mangi gratis. prepara l'aereo, sono già in viaggio. Mangi gratis. E quindi niente, detto questo, che quindi mi avete ribadito che lo sconto mi tocca addirittura gratis, quindi io ringrazio Andrea Buzzitta per aver partecipato a questa puntata, questa prima puntata della terza stagione di Race Off, ringrazio ovviamente Big Mo e vi lascio la parola per un saluto. Andrea, saluto tutti, grazie a voi, ciao.
Un abbraccio ancora. Un abbraccio forte, grazie. Un abbraccio a te. Abbraccio, ciao Big Mo, ciao a tutti ciao, e ci ascoltiamo la prossima settimana. Ciao. Ciao, grazie, ciao.